Signori miei, signori miei. Beh. Vabbè, potete andare. No. Comunque, no, vabbè, rimanete se volete. Comunque, il Napoli vince la partita più bella. Napoli vince la partita più bella della sua storia, probabilmente. Sicuramente quella della storia recente. Supera anche il Liverpool, ovviamente. E beh, con la Sampdoria io avevo detto che mi aspettavo una vittoria della Juventus. Non è andata così. Tra l'altro avevo pronosticato un 1-0 della Juve, mi ero dimenticato 5 gol del Napoli. E comunque pensavo la Juve vince, rientra, il Napoli cala. E invece battuta la Juventus, 10 punti, e penso che possiamo dire che la Juve esce dalla corsa a scudetto. Ci rimane il Milan. Io ho poca fiducia nel Milan. Detto questo, va bene, ce l'hanno tutte le partite, ovviamente. E, però, diciamo, non mi voglio sbilanciare troppo, però... Grande Napoli, veramente grande Napoli. La giornata del paliatone, come direbbe un uomo più saggio di me sicuramente. Ma Allegri distrutto. Non so neanche cosa dire, perché cioè, è difficile commentare la perfezione. E qualsiasi cosa è superflua, perché che dobbiamo dire? Che abbiamo il centrante più forte della Serie A, a mani bassissime. Anche tra del mondo, sì. No, del mondo no. sì, vabbè. E abbiamo uno dei giocatori che per due partite pure avevamo iniziato a massacrare. Avevano iniziato a massacrarlo. Kvaratskhelia, no, vabbè, ma non era così forte, sì. I giocatori, le partite, le possono anche sbagliare. Due partite per uno che è arrivato a 9 milioni dalla Georgia, che non sanno neanche cos'è il calcio. Può fare due partite, no. Visto che le altre 20 fino e mo le ha fatte benissimo tra Champions e campionato e sta facendo la differenza. Quindi poi abbiamo in generale un impianto di squadra molto molto forte. Abbiamo un impianto di squadra molto forte ed è merito del nostro allenatore. È merito del nostro allenatore. Noi abbiamo uno degli allenatori migliore d'Italia sicuramente. Non è che abbia molti rivali in realtà al momento. Per me forse Sarri, ma lasciamo perdere quello che ho appena sentito. Ma è anche tra i migliori d'Europa al momento. È tra i migliori d'Europa sicuramente. Vabbè, comunque passiamo alle pagelle, così vado di preciso nell'analisi della partita. Meret 8 più. Meret salva la partita su una palla che Rachmani stecca. E l'ho appena detto. Meret fa una grande, grande parata lì, perché lì sul 2-2... La Juve fa due gol in 5 minuti scarsi, forse anche meno. Non so poi come si rientrava in campo quella parata. Potrebbe anche aver salvato la partita. Quindi chiediamo un po' tutti quanti scusa a Meret, che è un ragazzo che è stato fin troppo attaccato per, alla fine, partite sbagliate, poche, per quella con l'Empoli, ok, però... Vabbè, è un disastro generale che stiamo per fortuna via via dimenticando. Mario Rui, giocatore sontuoso, è un giocatore fortissimo, uno dei terzini più forti della storia del calcio, 8,5, Mario Rui, un fenomeno, la coppia difensiva, Rachmani oggi, il gol gli ha aggiustato il voto e anche la partita generale, prende 7, ma diciamo che un po' rivedibile, però comunque... È stato assente per tanto tempo, è stato infortunato, quindi diciamo va bene così. Kim 7,5. Kim Bremer, miglior centrale della Serie A? Non penso. Penso che il coreano al momento possa essere tranquillamente incoronato come miglior centrale della Serie A.
e oggi non ha fatto neanche una partita al massimo dei suoi livelli, non è stata neanche una delle sue migliori partite. Di Lorenzo finalmente in crescita, Di Lorenzo che andava a pressare come un matto su ogni palla. Bravo, bravo Di Lorenzo, il capitano. Ah, il centrocampo, quello più negativo Anguissà, alti e bassi, quindi prende 7. Ma anche lui un po' in crescita, diciamo. E Lobotka 8. Regista migliore d'Italia, sicuramente tra i migliori del mondo. E la palla è in cassaforte quando ce l'ha lui, non gliela togli e la riesce a distribuire sempre benissimo. Zielinski 7,5, anche lui sempre più in crescita quest'anno. L'attacco poi Kvara, l'ho già detto, 8,5, uno dei migliori giocatori che abbiamo, uno dei migliori giocatori del panorama europeo al momento, anche mondiale. E io Kvara penso che se continua così, e questo sta solo a 6 mesi, sì, è uno che col tempo un pallone d'oro lo può vincere. Non penso qui a Napoli, spero qui a Napoli, ma è un giocatore che ha poco da invidiare ai top d'Europa. Se poi vediamo anche i top d'Europa, uno come Joao Felix, che doveva essere il fenomeno dei fenomeni, ha fatto l'esordio al Chelsea espulso dopo 20 minuti, cioè, quindi. Kvara veramente molto molto forte, 8,5. Politano 7 perché riesce a mettere la palla per il 2-0. Osimhen poi non fa una grande partita, infatti la sua sostituzione ha anche cambiato l'andamento del match, molto dal punto di vista tattico, ma ne parleremo dopo con il voto a Spalletti. E poi il Jaguaro lì davanti, 9,5. Giocatore, un attaccante formidabile. Uno dei migliori attaccanti che abbiamo avuto probabilmente. Io continuo a ripetere che era un problema per questa squadra, Osimhen. Era un problema Osimhen per questa squadra e non segna mai nelle partite importanti. Oggi 2 gol e un assist, va bene. I subentrati. Elmas. Io chiedo scusa a Elmas. Un giocatore rinato. E un altro motivo per fare un applauso a Spalletti. Elmas è un giocatore rinato. Adesso Elmas è un giocatore serissimo. È un giocatore serissimo, entra e segna e cambia la partita. La cambia poi tatticamente, diciamo, Spalletti col suo ingresso, ma anche lui entra bene, punta l'uomo. Sta iniziando anche a segnare tanto, che ha 3 gol nelle ultime 4 partite, se non mi sbaglio. Anzi, se andiamo un po' più indietro, sono 4 in 6 partite, contando pure quelle dell'Atalanta. Poi gli altri sono 6,5, tutti politici, diciamo, perché non voglio mettere 6 in questa partita, Dombele, Raspadori, Olivera, Lozano, sono tutti entrati, diciamo, bene, soprattutto Dombele e Raspadori ci hanno messo molta garra, poi Spalletti 10. Spalletti 10. Spalletti 10 perché qui chiedono scusa a Spalletti, giustamente, giustamente chiedono scusa a uno dei migliori allenatori d'Europa. Perfetto. E ragazzi, Spalletti, che gli vogliamo dire? Oltre a come ha preparato la partita, un limite di Spalletti è sempre stato quello di leggere le partite a gara in corso. Fa un cambio, fuori Politano, dentro Elmas, 4-4-2, Kvara, seconda punta. Abbiamo recuperato una quantità di palloni che ha cambiato la partita, ha cambiato la partita. Quindi Spalletti 10. Spalletti 10. Intanto qui arriva anche un bel amico juventino. Adesso mi posso sfogare e posso dire solo una cosa: la capolista se ne va. La capolista se ne va. Se ne va! La capolista se ne va! E se ne va! La capolista se ne va! La capolista se ne va! E forza Napoli sempre! Che è successo? Allora, un'ultima cosa. Tienilo in orizzontale. Allora, triplete! No, triplete! No, 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 no. Triplete! Allora, un video serio fino a poco fa. Allora, correva la metà di dicembre. Forza Eravamo Napoli sempre! Eravamo E Juventino! a Napoli, era l'una di notte,
E a un certo punto fummo fermati da un mendicante, il quale ci disse: e voi credete a quello che è successo? E noi chiedemmo: cosa è successo? E lui ci rispose: forza Napoli sempre. Quell'uomo era Dio. Perfetto. E ci vediamo con la Salernitana, anzi con la Cremonese, occhio, perché anche quella va bene. Perché certo.